Valerio Scanu Maria De Filippi. Tutta la verità sul loro rapporto da oggi è possibile trovare nelle migliori librerie. Giuro di dire la verità dalla alla zia Mary, autobiografia di Valerio Scanu che, come si evince facilmente, ha affrontato, tra gli altri, un tema spinoso come il rapporto con. Ricordiamo che la conduttrice di Amici e il cantante diventato famosissimo grazie al suo talent hanno cessato di rivolgersi reciprocamente parola nel momento in cui Valerio Scanu ha difeso Morgan e il suo lavoro come coach durante il serale fino a che non ha deciso di lasciare la squadra e il programma inveendo proprio contro la sua creatrice. In una intervista rilasciata a Messaggero TV, Valerio ha fatto sapere che quelle parole ebbero conseguenze importanti per la sua carriera. Quel post mi costò caro. Ma per me la libertà non ha prezzo. Non mi pento del mio percorso, né delle mie parole, Valerio Scanu Maria De Filippi. La delusione per quel gesto mancato l'artista sardo, però, non ripudia il tempo in cui sentiva molto vicina alla presentatrice. A Maria devo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego. Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Tuttavia si aspettava di più. Per la cronaca il 16 marzo uscirà il nuovo singolo di Valerio Scanu, Ed Io, scritto dall'ex vincitore di Sanremo Giovani Tony Maiello e l'ex concorrente di Amici Simonetta Spiri. Guarda la foto.